Allora, dunque, nella lezione di ieri abbiamo studiato le soluzioni in cui il solvente è ovviamente un liquido e il solido si trova allo stato solido. Abbiamo visto tutta quanta una serie di cose che quando si scioglie un soluto che è solido, che ovviamente ha una tensione di vapore molto bassa, trascurabile rispetto a quella di un liquido, la soluzione presenta una tensione di vapore più bassa rispetto a quella del solvente puro. Questo genera tutta una serie di conseguenze, che la temperatura di ebollizione si innalza e la temperatura di solidificazione si abbassa. Conseguenza del fatto appunto che la tensione di vapore della soluzione è più bassa rispetto alla tensione di vapore del solvente puro. E in più, quando si dice temperatura di ebollizione o temperatura di solidificazione di una soluzione, bisogna sempre aggiungere l'aggettivo incipiente, se no praticamente non significa assolutamente nulla. Perché abbiamo visto che la temperatura di ebollizione, così come pure la temperatura di solidificazione di una soluzione, varia in un range di temperature, un intervallo di temperature che può essere anche molto esteso. Perché? Perché nel corso del passaggio di stato la concentrazione del soluto nella soluzione va mano a mano cambiando e quindi mano a mano che questa va precisamente mano a mano che questa aumenta, si innalza la temperatura di ebollizione, si abbassa la temperatura di solidificazione. Poi abbiamo anche visto che quando praticamente si continua sempre ad abbassare la temperatura di solidificazione, a un certo punto si verifica un arresto termico. L'arresto termico è connesso al fatto che si è raggiunto il valore della solubilità massima. A questo punto praticamente abbiamo che si separa dell'altro solvente dalla soluzione e si deve contestualmente separare dell'altro solido, perché la concentrazione del soluto nella soluzione non può a quel punto aumentare. Abbiamo a questo punto cominciato a discutere sul problema della solubilità massima di un solido in un liquido. La solubilità massima abbiamo detto che può essere un valore molto grande o anche un valore molto piccolo. Da che cosa dipende? È come al solito praticamente noi abbiamo che quando diciamo si deve verificare un determinato processo, quello che fa sì che il processo si verifichi o non si verifichi sono sempre quei due criteri che abbiamo visto nelle lezioni scorse, cioè tutto deve tendere alla minima energia possibile, tutto deve tendere al massimo disordine possibile. Abbiamo però visto che il panorama per quanto riguarda il processo della solvatazione è estremamente variegato, cioè in poche parole il delta H può essere positivo o può essere negativo. Positivo che cosa vuol dire? Vuol dire praticamente che l'entalpia dei prodotti di reazione è più alta dell'entalpia dei reagenti, quindi in poche parole il processo di solvatazione richiede energia, quindi diciamo quando noi sciogliamo un solido il cui delta H di solvatazione è positivo, la soluzione si raffredda. Invece può anche essere positivo e abbiamo visto che questo fatto dipende dal fatto che il processo di solvatazione consta di tre processi a sua volta, cioè praticamente è un processo che comprende tre processi in serie. Il primo è la disgregazione dell'edificio cristallino del solido, il secondo è l'allontanamento delle particelle di solvente, il terzo sono le interazioni tra solvente e solido. I primi due processi sono sempre endotermici, cioè assorbono sempre energia, il terzo processo è sempre esotermico, cioè rilascia sempre energia. A secondo che i primi due processi prevalgano sul terzo o viceversa, noi abbiamo che il processo di solvatazione è esotermico o è endotermico. Per quanto riguarda il disordine, là pensavamo di essere tranquilli dicendo vabbè, la soluzione è sempre più disordinata, è un sistema sicuramente più disordinato del sistema costituito dal soluto e dal solvente separati, e invece nemmeno questa sicurezza abbiamo, perché vi ho fatto un esempio di un caso in cui lo ione alluminio
che coordina 6 molecole d'acqua attorno a sé, che quando lo ione alluminio passa in soluzione, queste molecole d'acqua si devono andare a sistemare in una maniera talmente ordinata che è più disordinato il sistema quando il sale d'alluminio non si è sciolto nell'acqua, piuttosto che dopo che si è sciolto. Quindi non si può, diciamo così, prevedere assolutamente nulla. Dobbiamo solamente andare a vedere che cosa succede. Diciamo che se delta H e delta S vanno in una certa maniera, la solubilità può essere molto grande, oppure la solubilità può essere anche molto bassa. Poi, un'ultima cosetta che vi volevo dire, che ieri non vi ho detto e che vi dico adesso, è che focalizziamo un momento la nostra attenzione su un sistema, diciamo così, un sistema eterogeneo, costituito praticamente da una soluzione di un sale, di un solido, che è praticamente in equilibrio in presenza del corpo di fondo. Cioè, in poche parole, che cosa facciamo? Supponiamo di aggiungere, diciamo così, un sale, tipo il cloruro di sodio, tipo, che ne so, il nitrato di bario, quello che vogliamo noi, a una soluzione, a dell'acqua. Quando noi andiamo a sciogliere, ad aggiungere questo solido, e andiamo ad agitare, quello si scioglie. Ovviamente c'è bisogno di andare ad agitare, perché? Perché praticamente se noi lo lasciamo in acqua stagnante, abbiamo che il solido passa immediatamente in soluzione negli strati di liquido che gli sono immediatamente a contatto. Per cui gli strati di liquido che sono immediatamente a contatto si saturano subito. Allora si deve disperdere questa elevata concentrazione nello straterello di liquido che circonda immediatamente il solido e poi se ne può sciogliere dell'altro. Cioè il processo di solvatazione, se siamo in solvente stagnante, è lentissimo. Chiaramente se noi lo agitiamo, disperdiamo questi gradienti di concentrazione e il processo di solvatazione è abbastanza rapido. Comunque, una volta che noi abbiamo superato il valore della solubilità limite, della solubilità massima, abbiamo una soluzione, una situazione tipo questa qui. Cioè, in poche parole, abbiamo il corpo di fondo in presenza della soluzione satura. Diciamo che questo è un esperimento che potete fare, credo, col sale, con lo zucchero. Se voi aggiungete un primo cucchiaino, un secondo cucchiaino, agitate, 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 un terzo, un quarto, un quinto cucchiaino, a un certo punto sale, lo zucchero, anche se la loro solubilità nell'acqua è piuttosto elevata, vi ripeto, dell'ordine delle centinaia di grammi per litro, a un certo punto non si scioglie più. In effetti, questa situazione è un'altra di quelle situazioni che è in equilibrio dinamico. Che significa in equilibrio dinamico? Significa praticamente che non è vero che il processo di dissoluzione del solido nel liquido non avviene più. Semplicemente che il processo di dissoluzione del solido nel liquido avviene alla stessa velocità con cui si verifica la precipitazione del solido dal liquido alla soluzione. Cioè, in poche parole, un uguale numero di particelle di solido passano dal liquido alla soluzione nell'unità di tempo, lo stesso numero di particelle passa dalla soluzione al solido. È chiaro? Quindi anche questo è una situazione di equilibrio dinamico, non è un equilibrio statico. Diciamo che questo fatto qui io l'ho voluto sottolineare perché? Per ricordarvi che anche questa situazione di equilibrio dinamico risponde al principio dell'equilibrio mobile delle Châtelier. Il principio dell'equilibrio mobile delle Châtelier, vi ripeto ancora una volta, che cosa dice? Dice che se noi perturbiamo il sistema in equilibrio, il sistema reagirà in maniera da minimizzare la perturbazione apportata. Allora, perturbiamo questo sistema in equilibrio, va bene? Allora, ad esempio, questo sistema qui, supponiamo che acqua è un sale non ben identificato, un sale qualunque, insomma. E noi che cosa facciamo? Andiamo praticamente, che ne so, siamo a temperatura ambiente, riscaldiamo questo sistema. Lo portiamo da 20 a 40 gradi. Cosa succede? Può succedere praticamente che dell'altro sale si scioglie e passa in soluzione. Può succedere praticamente che del sale si deposita dalla soluzione al solido. Da che cosa dipende questo tipo di comportamento? Dipende soltanto dal delta H di solvatazione, il delta H di soluzione. Cioè, in poche parole, se il processo di solvatazione
avviene con delta H negativo. Cioè delta H negativo che cosa significa? Significa praticamente che si sviluppa energia. Noi abbiamo praticamente che, andando a riscaldare, il processo non è favorito, è praticamente sfavorito, cioè verrà favorita quella trasformazione che assorbe energia. La trasformazione che assorbe energia qual è? È la deposizione del solido dalla soluzione al solido. Quindi praticamente abbiamo che si deposita nell'altro solido. Se noi ad esempio invece raffreddassimo questo tipo di sistema, avremmo che in questo caso qui si scioglierebbe nell'altro solido e passerebbe in soluzione. Oppure pigliamo praticamente un sale che quando si scioglie ha un delta H di solvatazione negativo. Cioè, in poche parole, se noi andiamo, diciamo così, a sciogliere questo tipo di sale in soluzione, abbiamo che la soluzione tende a raffreddarsi. Allora, se noi questo sistema lo riscaldiamo, verrà favorita la trasformazione che assorbe energia. Qual è la trasformazione che assorbe energia? È lo scioglimento di altro sale. Quindi la solubilità massima aumenterà. Chiaro? Quindi il concetto di solubilità massima è un concetto legato alla temperatura a cui si trova. La solubilità massima di un solido e di un liquido può variare anche, diciamo così, abbastanza grandemente con la temperatura. Da che cosa dipende se varia molto o varia poco? Dipende da quanto è grande in valore assoluto il suo delta H di solvatazione. Se è molto grande ed è, ripeto, positivo, quindi positivo che cosa vuol dire? Vuol dire praticamente che la soluzione si raffredda quando si scioglie il soluto. Allora, riscaldando se ne scioglierà molto di più. Se è molto grande ma negativo, allora vuol dire che riscaldando se ne scioglierà molto di meno. Se invece praticamente questi delta H, sia positivi sia negativi che si siano, siano molto piccoli, sono molto molto piccoli, come ad esempio succede per il cloruro di sodio. Mi pare che solo il cloruro di sodio abbia un delta H di solvatazione molto piccolo e positivo. Questo che cosa significa? Significa praticamente che la dissoluzione del cloruro di sodio, il valore della solubilità massima della solubilità del cloruro di sodio in acqua, non è molto influenzato dalla temperatura. Però poiché è leggermente positivo, chiaramente questo che vuol dire? Vuol dire che viene sempre favorita all'aumentare della temperatura la trasformazione che assorbe energia, quindi la solubilità del cloruro di sodio aumenta un pochino all'aumentare della temperatura. Direi, questo non ve lo do per sicuro, che in questo momento non ne sono proprio sicuro al 100%, mi sembra di ricordare che il delta H di solvatazione del cloruro di sodio sia lievissimamente positivo. Quindi vuol dire il fatto che sia molto piccolo, diciamo, questo numero, gli dice che non è molto influenzato dalla temperatura. E il fatto che è positivo, sicuramente è molto piccolo, non me lo ricordo, ma è molto piccolo. E mi pare anche che è positivo. Il fatto che è positivo vuol dire quindi che aumentando la temperatura se ne scioglie un pochettino di più. Perché praticamente quindi la solubilità massima di un solido in un liquido può variare anche fortemente dalla temperatura? Perché un solido che è a contatto col proprio liquido, con la propria soluzione satura, ripeto, è un sistema in equilibrio dinamico. Quindi quando noi perturbiamo questo sistema in equilibrio dinamico, il sistema risponderà con la trasformazione che mi permette di minimizzare la perturbazione apportata. Quindi se la perturbazione apportata è un aumento di temperatura, allora il sistema risponderà con la trasformazione che consuma calore. Chiaro? Così come pure se la perturbazione è un abbassamento di temperatura, il sistema come risponde? Con la trasformazione che produce calore. Chiaro? Quindi, vi ripeto, quando mi capiterà sempre l'occasione, io ve lo farò sempre, diciamo così, il richiamo al principio dell'equilibrio mobile di Charpentier, perché una saggia applicazione del principio dell'equilibrio mobile di Charpentier vi fa sempre capire in che maniera evolve un sistema in equilibrio. Bene, questo, diciamo così, è un corollario alla lezione di ieri. Ieri non ero arrivato a dirlo, lo dico oggi.
Adesso, per terminare il capitolo delle soluzioni, ci sta, diciamo così, da dire ancora, da denotare ancora il... Vabbè, ci sarebbe da fare ancora la pressione osmotica. Dunque, ci sarebbe ancora da parlare della pressione osmotica, ma la pressione osmotica ve la faccio quando parleremo delle acque, quindi nell'ultimo, nel penultimo capitolo di questo corso. Perché in effetti la pressione osmotica ve la faccio perché? Perché un metodo di dissalazione delle acque è quello dell'osmosi inversa. Quindi dovreste conoscere chiaramente anche questa proprietà che è la pressione osmotica. Preferisco farla direttamente quando facciamo l'osmosi inversa. È inutile che adesso resterebbe una cosa un pochettino appesa. Dici sì, vabbè, tu dici che è importante, però non me ne rendo conto. Allora, quando facciamo le acque, che faremo la dissalazione delle acque tramite osmosi inversa, parleremo anche della pressione osmotica. Adesso, per terminare il capitolo delle soluzioni, dobbiamo ancora parlare della solubilizzazione dei gas. Adesso questo è l'unico, diciamo così, caso di processo di solubilizzazione che è dipendente dalla pressione. Cioè, tutti quanti gli altri processi di solubilizzazione non sono assolutamente dipendenti dalla pressione. Per quale motivo? Perché praticamente quando noi sciogliamo un liquido in un altro liquido, un solido in un altro liquido, queste sono fasi condensate e quindi praticamente sono molto poco sensibili alla pressione. Cioè la compressibilità dei solidi, la compressibilità dei liquidi, diciamo, in alcuni problemi può essere anche completamente trascurata. Quando voi farete l'esame di idraulica, vedete che nella prima parte dell'esame di idraulica voi direte l'acqua, la considerate praticamente incompressibile, cioè che aumentando la pressione il volume non varia assolutamente. Nella realtà non è così, varia ma varia di molto poco, è chiaro. Poi nella seconda parte del corso, quando farete degli altri, diciamo così, argomenti, c'è bisogno di andare anche a considerare la compressibilità dell'acqua. Per cui, diciamo, tutti questi fenomeni sono molto molto poco, diciamo così, influenzati dalla pressione. Invece quando si va a sciogliere un gas in un liquido dobbiamo andare a considerare anche la grandezza pressione. Diciamo che c'è questa difficoltà in più, che bisogna andare a considerare la pressione, però c'è anche una difficoltà in meno. Perché? Qual è la difficoltà in meno? La difficoltà in meno è che un processo di solubilizzazione di un gas in un liquido è sempre un processo esotermico, cioè è sicuro che è esotermico. Per quale motivo? Perché come la solubilizzazione di ogni soluto in un solvente, noi abbiamo che il processo di solubilizzazione consta di tre processi. Uno è la disgregazione dell'edificio del soluto, un'altra è l'allontanamento delle particelle di solvente per fare posto alle molecole di soluto e un'altra ancora sono le interazioni tra le molecole di soluto e le molecole del solvente. Benissimo, i primi due processi, quelli là che assorbono calore, sono praticamente, assorbono calore praticamente nullo. Perché? Perché il primo, diciamo, processo è la disgregazione dell'edificio cristallino del solvente, abbiamo detto, ma un gas non c'è nessun edificio cristallino. Le interazioni che ci stanno fra molecole di gas sono interazioni molto tenui, per cui praticamente il delta H che serve per allontanare le molecole di gas fra di loro è bassissimo, diciamo così, è sicuramente trascurabile rispetto alle altre energie coinvolte nel processo. L'energia che serve per allontanare le molecole di solvente per fare posto alle molecole di soluto è anch'essa molto molto bassa, perché come vedremo le solubilità dei gas e dei liquidi sono abbastanza piccole, sono abbastanza limitate, non si sciolgono grandi quantità di gas. Ad esempio, che vi posso dire, la solubilità massima dell'ossigeno nell'acqua è, che vi posso dire, a temperatura sui 20 gradi è di 7 mg per litro. Se si scende a 10 gradi diventa di 9 mg per litro, quindi insomma sono quantità ridicole. Quindi sciogliendo delle quantità così piccole di un soluto in un solvente, le particelle di solvente si devono allontanare molto poco fra di loro, quindi anche il delta H del secondo processo è praticamente nullo. Invece il delta H del terzo processo, cioè quello lì che prevede le interazioni fra le molecole del gas e le molecole d'acqua,
sono praticamente, diciamo così, non è nullo, è piccolo ma non è nullo. Adesso questo delta H con 3 è sicuramente negativo, quindi è sicuramente esotermico. Quindi delta H1 e delta H2 sono trascurabili. Delta H con 3 è sicuramente esotermico, quindi il processo globale di solubilizzazione di un gas in un liquido è sempre un processo esotermico. Vi ricordo, delta H di solvatazione era uguale a delta H1 più delta H2 più delta H3. Disgregazione dell'edificio cristallino del solido, allontanamento delle particelle di solvente, interazioni fra molecole di molecole di solvente e particelle di solvente. Questo abbiamo detto che è uguale a zero, perché le molecole di gas sono molto distanti. Questo abbiamo detto che è molto piccolo, praticamente è uguale a zero, perché le quantità di gas che si sciolgono in un liquido sono molto piccole. Questo invece è diverso da zero. Questo è sicuramente minore di zero, quindi il delta H di solvatazione di un gas in un liquido è sicuramente minore di zero, quindi il processo è sicuramente esotermico. Questo che cosa significa? Significa praticamente che il processo di solubilizzazione di un gas in un liquido è favorito da cosa? Dalle temperature basse o alte? Rispondetemi. Processo esotermico? Basse. Infatti, diciamo così, si scioglie tanto più gas in un liquido quanto più bassa è la temperatura. Chiaro? In effetti la legge che seguono praticamente la solubilizzazione di un gas in un liquido è la seguente, ed è la legge di Henry, che vi dice che la quantità di un gas che si scioglie in un liquido, quindi chiamiamola... indicando la concentrazione del gas in un liquido con la sua frazione molare X, praticamente, noi abbiamo che, se per esempio prendiamo, che ne so, un gas, prendiamo l'ossigeno, la frazione molare di ossigeno che si scioglie in un solvente, prendiamo ad esempio l'acqua, è direttamente proporzionale, secondo una costante di proporzionalità chiamata H, alla pressione parziale dell'ossigeno nell'atmosfera sovraincombente. Chiaro? È una legge molto molto semplice. Diciamo che anche intuitivamente perfettamente comprensibile. Se praticamente un gas è esposto a una fase aereiforme, quanto maggiore la pressione parziale di quel gas che è presente nella fase aereiforme, tanto maggiore sarà la quantità di gas che si scioglie dentro il liquido. Va bene? E ovviamente questa è una costante che si chiama costante di Henry. La costante di Henry varia soltanto con la temperatura, e più precisamente aumenta con la temperatura. Questo che cosa significa? Significa praticamente che a parità di pressione parziale del gas, se aumenta la temperatura, aumenta il valore della costante di Henry, vuol dire che la quantità di gas che si scioglie in un liquido sarà più bassa. Chiaro? Semplicemente questo. Vi ripeto, questo, diciamo così, è quanto ci sta da dire sul problema della solubilità dei gas nei liquidi. Ad esempio, diciamo così, l'acqua scioglie l'ossigeno, scioglie l'azoto in misura molto molto limitata. Ripeto, mi sembra di ricordare che la solubilità dell'ossigeno a 20 gradi è sui 7 mg litro, a 10 gradi è sui 9 mg litro, quindi quantità piccolissime. Perché ne scioglie tanto poco? Beh, è abbastanza facilmente comprensibile. L'acqua è un solvente molto, che tipo di solvente è dal punto di vista della polarità? Polare. Molto polare. Le molecole di ossigeno, le molecole di azoto, come sono? Sono delle molecole perfettamente apolari. E quindi in chimica, diciamo così, vige una legge che vige anche nella vita: il simile scioglie il suo simile,
cioè in poche parole, molecole polari vogliono stare con altre molecole polari e non vogliono le molecole apolari, così come pure molecole apolari vogliono altre molecole apolari, cioè ossigeno e azoto si scioglieranno bene in un solvente apolare, cioè io devo andare a prendere, che vi posso dire, la benzina, devo andare a prendere l'acetone che è poco polare, devo andare a prendere il benzene, il cicloesano, qualche idrocarburo per sciogliere bene, diciamo così, questi, il tetracloruro di carbonio, per sciogliere bene ossigeno e azoto. E per esempio però ci sta da dire che l'anidride carbonica è perfettamente apolare, però si scioglie in misura molto più grande dell'ossigeno. La solubilità, adesso mo i numeri non me li ricordo bene, ma è almeno 3-4 volte più grande di quella lì dell'ossigeno. Questo fatto a prima vista sembrerebbe inspiegabile, perché perfettamente apolare è l'anidride carbonica, così come pure perfettamente apolari sono l'ossigeno e sono l'azoto. Allora, diciamo, il fatto qual è? È che il processo di dissoluzione dell'anidride carbonica nell'acqua non è un mero processo fisico. Cioè, processo fisico che cosa significa? Significa che la molecola di ossigeno, quando passa dalla fase aerifluida alla fase acquosa, viene semplicemente circondata da molecole di acqua, ma resta una molecola di ossigeno. Invece, praticamente, la molecola di anidride carbonica reagisce proprio con l'acqua. Cioè, in poche parole, noi abbiamo che l'anidride carbonica, quando si scioglie nell'acqua, reagisce e dà origine a ioni H+, e ioni HCO3-. Come vedremo, questa è una reazione di equilibrio, su questo fatto qui torneremo più avanti, diciamo così. Ma il motivo per il quale la anidride carbonica si scioglie in misura molto più elevata di altre molecole perfettamente apolari è che il processo di dissoluzione dell'anidride carbonica nell'acqua non è un processo fisico, è un processo chimico, è una vera e propria reazione chimica. Chiaro? Bene. Poi, prima, diciamo così, di passare a un altro capitolo della chimica, che è la cinetica chimica, volevo dire un altro paio di cosette, diciamo così, giusto per rendervi conto che questa, tramite la legge di Henry, vi potete andare a spiegare tante cose che succedono nella vita di tutti i giorni, diciamo così. Ad esempio, se voi, che ne so, quando ve ne andate a dormire, amate avere un bicchiere d'acqua sul comodino, perché se durante la notte vi svegliate, avete sete, bevete quel bicchiere d'acqua, la mattina dopo che avete lasciato questo bicchiere d'acqua, supponiamo che prendete l'acqua dal frigorifero o che prendete l'acqua dal rubinetto dopo che l'avete fatta scendere un po' di tempo, l'acqua che esce dal rubinetto, l'acqua fredda del rubinetto è più o meno a una temperatura di 12 gradi. Supponendo che voi state in una casa che a cui la temperatura è 20 gradi, la mattina dopo quell'acqua si è portata a 20 gradi e vedete praticamente nell'acqua tante bollicine d'aria che sono, diciamo così, sospese nell'acqua stessa. Che cosa è successo? È successo praticamente che l'acqua che è uscita dal rubinetto, l'acqua che è uscita dal frigorifero, sono sature chiaramente di aria, aria intendo dire ossigeno, azoto e quel pochettino di argon che sta nell'aria, insomma. E sono sature di aria alla temperatura a cui si trovano, nel frigorifero 4 gradi, nell'acqua del rubinetto a 12 gradi. Adesso quando si portano a 20 gradi la solubilità di tutti quanti questi gas diminuisce, quindi questi gas, quest'acqua non può più contenere tutta la quantità di gas che contenevano a 4 gradi o a 12 gradi, per cui questo gas si libera e forma delle bollicine. Chiaro? Oppure, che posso dire, un altro fatto che succede anche questo, quando uno si beve una Coca-Cola fredda, che cosa succede? Succede praticamente che, diciamo, se colui che beve la Coca-Cola non è educato, fa, diciamo così, dei rumori. Perché fa questi rumori? E il motivo è molto molto semplice. La Coca-Cola è una bevanda che non è satura di anidride carbonica, è sovrasatura di anidride carbonica. Cioè, praticamente, la lattina è come se fosse un piccolo recipiente in pressione.
essendo in pressione si scioglie una quantità di anidride carbonica addirittura superiore a quella che si potrebbe sciogliere. Poi lì dentro la pressione parziale dell'anidride carbonica nella lattina è circa un'atmosfera, quindi si scioglie una grossissima quantità di anidride carbonica. Ovviamente quando uno è oltretutto la, come si dice, la temperatura a cui si trova la lattina è quella là di frigorifero, la Coca-Cola calda è una cosa che fa schifo. La temperatura del frigorifero, un frigorifero ben funzionante, ma non particolarmente performante, ha nel vano, diciamo così, dove si tengono i cibi e le bevande, la temperatura di 4 gradi. Quindi supponiamo che uno si beve la Coca-Cola alla temperatura di 4 gradi. Praticamente la temperatura del nostro organismo è circa 37 gradi, è fra 36 e 37 gradi. Per cui quando noi ci beviamo una Coca-Cola a 4 gradi, arriva nel nostro stomaco e si porta, diciamo così, in tempi molto brevi, dalla temperatura di 4 gradi alla temperatura di 36-37 gradi. La solubilità dell'anidride carbonica nell'acqua ovviamente aumenta, diminuisce di molto passando da 4 gradi a 37 gradi. Per cui nel nostro stomaco si liberano queste bolle di anidride carbonica. Bolle di anidride carbonica che ovviamente cosa tendono a fare? Tendono a salire verso l'alto. Allora, se diciamo così, quello che si è bevuto la Coca-Cola è una persona per bene, lo fa, diciamo così, discretamente, senza, diciamo, se non lo azzara, fanno tutto, insomma, praticamente, anzi se ne fa anche più. Vabbè, quindi diciamo così, questa amenità la mandai tra i perché bizzarri della settimana in enigmistica e mi è stato anche pubblicato tanti anni fa, quindi questa amenità, quindi, perché effettivamente è proprio così. Non so se voi siete lettori della settimana enigmistica, probabilmente non lo siete perché siete giovani, tenete qualcosa meglio da fare che fare giochi enigmistici. Invece chi è anziano si diletta a fare queste cose qua. Allora mi mando tra i perché bizzarri, disse ma moglie ne mando io un perché bizzarro, e mandai questo fatto qui, mi fu pubblicato insomma questo perché bizzarro.